Devi arredare il tuo bagno? Vieni nel nostro showroom Gruppo AD a Desenzano del Garda. Ti aspettano sconti speciali su tutti i prodotti. Con il supporto del personale qualificato a tua completa disposizione, è possibile trasformare una semplice stanza da bagno in un vero e proprio ambiente funzionale e di design. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Desenzano del Garda. Toccherai con mano i nuovi prodotti tecnologici. Le vaste sale di esposizioni mostrano al pubblico anche più esigente numerosi articoli per il vostro bagno. Specchi, sanitari, termorredi, vasche, box doccia, mobili e tutto ciò che renderà il bagno dei vostri sogni. Gruppo AD può soddisfare le esigenze più moderne con soluzioni personalizzate ad alta tecnologia ed innovazione. Effettua consulenze totalmente gratuite e realizza insieme a te il tuo bagno virtuale e ideale in modo che tu possa visualizzarlo e viverlo ancora prima di realizzarlo. E ve lo dice Barbara che di bagni ne ha acquistati due. Centro Arredi Metal Mark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Saldi, saldi, saldi! Con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Cucina 3,15 m lineari completa di elettrodomestici. Prezzo bloccato a 1.190. Cucina Tropea a partire da 1.850. Cucina Barcellona a partire da 1.650. Colori moda per l'ampia esposizione di soggiorni, tutti componibili a partire da 399 euro. Oltre 60 modelli di camere da letto moderne e classiche a prezzi incredibili. Camera matrimoniale completa a 499. Camera a partire da 899. Grande esposizione di divani in tessuto a partire da 299. Saldi, saldi, saldi! Su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metal Mark, Orzi Nuovi, Brescia, in via Atua 36. Devi arredare il tuo bagno? Vieni nel nostro showroom Gruppo AD a Desenzano del Garda. Ti aspettano sconti speciali su tutti i prodotti. Con il supporto del personale qualificato a tua completa disposizione, è possibile trasformare una semplice stanza da bagno in un vero e proprio ambiente funzionale e di design. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Desenzano del Garda. Toccherai con mano i nuovi prodotti tecnologici. Le vaste sale d'esposizioni mostrano al pubblico anche più esigente numerosi articoli per il vostro bagno. Specchi, sanitari, termorredi, vasche, box doccia, mobili e tutto ciò che renderà il bagno dei vostri sogni. Gruppo AD può soddisfare le esigenze più moderne con soluzioni personalizzate ad alta tecnologia ed innovazione. Effettua consulenze totalmente gratuite e realizza insieme a te il tuo bagno virtuale e ideale in modo che tu possa visualizzarlo e viverlo ancora prima di realizzarlo. E ve lo dice Barbara che di bagni ne ha acquistati due. Yeah.
Finalmente un cazzo, eravamo meglio là, però cosa vuoi farci? Direttamente dall'isola desnuda. Desnuda, mi sono vestito. È tornato indietro perché c'è brutto tempo, quindi è non tornato indietro. È vero, indietro. Si stava da Dio, siamo 30 gradi, ma la spendi di view della nostra emittente e mi ha fatto tornare. Tornare indietro. Perlomeno non mi ha fatto tornare in canotto, quello io e già questa è una bella cosa. Ma la domanda è, mi dica. Come mai... Da questa parte ci sono quattro gatti e di là è pieno. Perché ok, facciamo la trasmissione di là. Scusate, Damiano, scusi. Adesso facciamo la trasmissione al contrario. Gira la telecamera, gira, vieni. No, vieni. Quella guardi. Vieni, facciamo. Di qua è pieno di gente. Ok, facciamo la trasmissione da qua. Buonasera! Quindi abbiamo sbagliato lato noi. Non lo so. Abbiamo sbagliato lato. Ah, ok. Hai capito. Bravi! Buonasera pubblico, buonasera! Bravi! Abbiamo sbagliato lato. Un po' mi mancava questo manicomio, là. Però ci siamo impegnati a costruirlo anche là. Buonasera alle nostre ragazze social! Stupenda! Buonasera! Tutti! Allora Peppi, come stai? Com'è il ritorno? È sempre traumatizzante, te lo posso garantire. Sei nero come un vucumpra, giuro. No, ma che no. Nero? È la giacca bianca da gelataio. L'ha messa apposta, se no non lo vedevamo, è per appunto, quello. Anche perché di solo non ne prendo. Prendi altro. Ma che fisico! Cristian, stai buona un attimo! Conta, la visita alla prossima al direttore gliela fai dopo, ok? Prego. Devo farti la visita alla prossima. Buonasera, Ringo, stasera. Sembrato un po' Ringo, bianco, scuro. Siamo in Ringo, pensavo di essere due gobbi, sono Juventini. Di Notre Dame. Prego. Sì, ascolta, ma c'è proprio inquiamo anche noi. No, entriamo su Gine Praia, no, siamo qua non siamo... Oh, dottor Geraci, buonasera. Nell'uliveto. Se no qua non ne usciamo più stasera. Ricordiamo i nostri contatti, quindi mi raccomando, whatsappateci. Prego. Whatsappateci. Cos'è che era? Con la zappa o senza? Sempre con la zappa. Sempre ovviamente. Con la zappa. Al 329-059-2239 e sulla pagina Facebook The Gap RTB. Mi raccomando. Che tra l'altro stanno aumentando, mi piace. Ogni giorno qua, notifiche, insulti. Di tutto, gli insulti a lui. Buonasera Thomas in regia. Non lo nego. Buonasera. Buonasera al maestro. Buonasera maestro. Buonasera Carlo, Damiano e Daniele, buonasera! Buonasera reparto geriatria, eccoli qua! Eccoli! Cristian, ma lo sai che oggi è un giorno un po' particolare, diciamo? Stai calma che sto facendo un programma serio! C'è il microfono, come la mia! Prego, scusami! Meno male abbiamo l'infermiera qui. Lo sai che oggi è un giorno un po' particolare, mi hanno detto. Perché? Perché è il compleanno del nostro DJ Calu! Oh! Eccolo! Oh! Auguri Calu! Happy birthday! Happy birthday DJ! Sono allora, un DJ senza musica però, Sì, senza regia, la musica del DJ, che cazzo. La musica, Ma fammi capire una cosa, tu compi gli anni sei arrivato a mani vuote, solo con la console. No, allora, poi festeggeremo. Arriverà verso la fine della serata alla una fine. Sorpresa. Tipo? È una sorpresa. È una sorpresa su mille. Sono una sorpresa, sai. Vabbè, ci può anche essere. Happy birthday to you. To you. È scappata una R. Perché? E anche a Cleopatra. La nostra regina del deserto. La regina del deserto. Ma... È scappata la R, perché è una settimana che parlo a livello internazionale. Certo, perché tu sei un uomo di mondo. Tedesco. Ma... Soprattutto per me... catarro tedesco. Aspetta un attimo, fammi dire una roba. Dattimi il microfono. Stasera ti disturbo, direttore, sappilo. Se so che sentiva la mia mancanza. Ma... Quindi? Da questa sera, insieme a noi, abbiamo il piacere di avere Luca Gatta. Voltigi Gatta, eccolo. Luca. La nostra campagna acquisti, benvenuto! Ma grazie signor Cristelli! Direttamente
dagli amici di Zanzaro, sì, che noi salutiamo. Esattamente. Ovviamente. Che io saluto sempre. Che salutiamo sono sempre. Sono prestato a The Gap, diciamo così. Assolutamente. Quindi... Salutiamo anche gli amici di Teletutto. Salutiamo grazie. Gli amici di Teletutto, di Punto TV. Certo, assolutamente di sì. Di Telearena. Le suore, i preti. I preti, i suori. Quello che corre. E anche, anche gli sbandati. E gli sbandati. Gli sbandati. Quindi salutiamo la mamma, il papà, facciamo sì, tutta una la nonna, la zia, le galline. Grazie. Ma hai trovato la posizione quello, certo. Hai trovato la posizione giusta. Lei aprono i pilastroni giusto per farlo uscire in queste due ore serali. Alle 11 la porta via. Ma la mia domanda è, rimane per tutta la puntata? Purtroppo. È stato un piacere. Grazie. Grazie, è stato bello. Grazie. Grazie, arrivederci. Saluti. E salutiamo perché, lo già il microfono. Sì, appunto, perché dobbiamo salutare gli amici di Radio Scialla perché siamo in diretta anche di radio. La presentazione ma prima di cominciare la trasmissione è un parto di è un ginepraio Francesco Molli che ormai entra Mario. La Scala dobbiamo fare il matrimonio della Scala. Vada si mette io con Mario sto sempre bene stupende beh già. Allora, collegamento radio anche questa sera, quindi salutiamo anche i radioascoltatori. Però volevo dirti una cosa, tu lo sai che martedì scorso c'era qua il fotografo famoso Massimiliano Falso di nudo. Che ha fotografato la nostra Nicola. E la Nicola ha postato due scatti che hanno raggiunto molto hot. Adesso non so Nicola, secondo te le coronarie dei vecchietti che fine faranno con il... No, spero di non essere responsabile di qualche incidente. Ecco, hai capito? Hai capito? Sergio, tu hai già detto... Sergio dice che era bella la sedia. Sergio ha già dato. Ecco, Sergio... Sergio ha perso la vista, diciamo. Ecco. Quanti fazzolettini hai? Carlo in regia, c'ha il sonoro di Sergio. Vediamo se, vediamo se capisce al volo. Perdita di vista. Sergio... Carlo crema base, Roger Mayday. E questa sera indisponibile. Bene, perfetto. Abbiamo un ospite che dopo presenteremo bravissima. Perché grazie a voi ci sarà una giovane cantautrice che verrà a cantare. Detto bene. Questo, grazie. Grazie. Stai buono un attimo che devo finire le presentazioni qua. Salutiamo i nostri fotografi che facciamo venire perché Matteo che è photo chic appena abbronzato è il nostro Alan Ferraro. Buonasera a tutti, buonasera Cristian. Com'è bello, lui è appena tornato dal mare. È appena tornato, bello abbronzato. Tu sei andato a Santo Domingo? Certo, Santo Domingo. Wow, che abbronzato. Tu dove sei stato? Qua. Con noi? Al freddo. Qua ci si abbronza. No, c'è caldo, ci sono tutte le luci accese. Sono stato qua, la faccia tosta prima, ha avuto il coraggio di farmi vedere le foto. Guarda la foto, guarda che bello il mare. Però sei senza microfono. No, mi sento no, da qua. No, si sta propinquando dal mio. Penso mi sentissero lo stesso. Ma lo sentono. Ma sì, ma quando... Non solo se è un attimo che lo sentono. Nebbia, brutto tempo. Fanno avere anche la bella persone foto. Donne. Abbiamo finito di presentare le bene, persone. Grazie, date. Grazie. Basta. Cominciamo ste cacchio di trasmissione. Basta, bene, il programma è finito. Arrivederci, grazie. A martedì prossimo. Andiamo dietro sto questo coso qua. Questo insomma. Coso qua ringraziando la fornaia. Perché ne una mai fatto fisichetto. Ma mi hai mangiato pesce afrodisiaco. Pronto? È il manicomio per cortesia. Allora vediamo di appropinquarci cos'è. Chi è venuto a cagare sotto la scrivania? Calma che non è il microfono. C'è la carta igienica sotto la scrivania, c'è qualcuno che si è appropinquato a evacuare. Visto le foto, allora, serietà perché salutiamo la dottoressa Antonella Bertolotti. Buonasera. Allora, siamo da un momento... Ma come mai non basta musica, Benedetta? Non lo so, cioè, ci sono problemi tecnologici? Ecco, grazie regia, grazie Carlo. Molto bene. Allora, dottoressa Bertolotti, ne abbiamo parlato nel pomeriggio della settimana scorsa perché sarebbe poi partita l'indomani per Amatrice e quindi noi non potevamo non sapere come hai trovato la popolazione, che è una popolazione che oltre i terremoti si trova con il grande disagio del freddo e della neve. E, insomma, qual è la situazione reale, non tanto quella che ci passano i mass media, quindi... diciamo i telegiornali nazionali. Allora, noi siamo stati chiamati proprio per lavorare sul disturbo post-traumatico da stress, che è quella patologia che subentra dopo un evento, in questo caso dopo un terremoto. Traumatico. Però devo dire che la gente è molto sconfortata, si sente un
po' lasciata sola. Quindi abbandonata dalle istituzioni? Sì, un po' abbandonata, soprattutto direi che il sistema diciamo funziona molto a rilento. Erano state promesse delle case, le case sono in costruzione, però questa gente ormai sono sei mesi che è in condizioni un po' difficili. Parlando poi col medico di Amatrice, che è una collega dottoressa, lei ci diceva che fa molta fatica anche a visitare i pazienti perché avrebbe bisogno, diciamo, di un ambiente un po' accogliente, mentre invece si trova in una situazione molto disagiata. L'idea è appunto di cercare di darle una mano e di creare uno spazio con il posizionamento di un prefabbricato dove lei possa visitare i pazienti in modo decoroso. Che ad oggi invece non c'è nulla. C'era una struttura dell'ASL che ha funzionato fin quando non è caduta la neve, perché poi con la neve ovviamente era una tensa struttura e ovviamente è crollata, poi è stata tolta, perché però il paziente ha bisogno anche di un po' di privacy, no? Quindi, tra penso l'altro tu, che... mi ricordo che ne parlavamo all'Aquila, se non sbaglio, sì, dove sì, avevate fatto delle tende dove ci potesse essere un minimo di privacy. Sì, dove una condizione di setting, soprattutto perché lavorando a livello psicologico, un minimo di situazione di privacy ci deve essere, no? Certo. Per condurre anche una terapia in modo corretto. E poi siamo stati a Borbona, che è una delle frazioni, siamo stati a Posta, il sindaco di Borbona ci ha chiesto di lavorare sulle, soprattutto con la popolazione, abbiamo fatto delle sedute con le mamme, con i bambini, perché le mamme ovviamente sono molto spaventate. Borbona non ha avuto dei danni strutturali particolari, però ovviamente il problema del trauma nei bambini è molto sentito. Le mamme poi cercano di lasciare i bambini a scuola fino alle 6 perché la scuola è stata costruita con dei criteri antisismici e quindi pensano ovviamente, giustamente, che sia più sicuro tenerli a scuola. Quindi questi bimbi stanno fino alle 6. Tutto il giorno quindi a scuola. Tutti i giorni a scuola, poi quando rientrano, però, che dovrebbe essere, diciamo, un rientro in un posto sicuro, in realtà è lì che comincia la tensione. E allora credo che si debba lavorare anche... Ma queste persone dove dormono? Dormono nella loro casa, che è stata giudicata dopo le analisi degli ingegneri e dei periti abitabile. Abitabile, però c'è lo stesso la paura. C'è lo stesso la paura perché chiaramente una struttura in legno sarebbe più... Anche perché è più imprevedibile, quindi come sì, tale... Sì, sì, infatti. Quindi c'è anche questo problema. Cioè, giustamente sono ritornati nelle loro case, però queste case hanno resistito a un terremoto di 6.3, ma non sono sicuri che resistano a un terremoto di grado 7 o 8, come è stato previsto dalla commissione grandi rischi. Quindi c'è una grande tensione. Perciò il lavoro che noi facciamo... Le scosse continuano a sentirsi. Anche le scosse continuano a sentirsi, quindi questo non favorisce sicuramente il recupero psicologico di questi pazienti. Ma non viene la voglia di scappare? Viene la voglia di scappare, però c'è da dire anche una cosa. Parlando col sindaco di Borbona, che giustamente teme questa, tra virgolette, fuga degli abitanti, perché poi naturalmente se resta spopolato questo paese, anche il sistema economico cade, perché è tutto basato su una microeconomia. Certo. E le mamme però continuano a ripetere che loro stanno molto volentieri nel loro paese. Sicuramente se invece che una casa in muratura avessero una casa in legno, la situazione psicologica sarebbe cambierebbe completamente, ecco. Quindi è molto importante, anche se c'è l'abitabilità delle case proprie, creare, secondo me, delle strutture momentanee che possano, diciamo, tamponare questa situazione psicologica del momento, che però andrà avanti mesi, considerando le scosse. Non anche è perché, facile anche vivere poi così. Si dice che il terremoto più importante dovrà ancora arrivare, eccetera, eccetera. Anche questo non è che aiuta, perché no, sei sempre in attesa di un qualcosa di ancora più catastrofico. Certo, anche dal punto di vista psicologico, dare una notizia del genere non è stato sicuramente tempestivo, perciò
sicuramente la commissione grandi rischi ha fatto delle valutazioni, però sul fatto che il terremoto di settimo grado e passa sia imminente, questo non lo sappiamo. Ha fatto delle, poi ha dato il procurato allarme per Rigo Piano. Infatti credo che sotto l'aspetto psichiatrico sia stato molto negativo questo annuncio. Esattamente. Non ha avuto... Ma guarda, io tra l'altro, parlando proprio di Amatrice, ho avuto modo in questa settimana che ero all'estero di trovare dei ragazzi che fanno animazione tra villaggi e cose del genere. Hanno fatto, la Valeria Marini ha regalato a 120 famiglie di Amatrice una settimana a Sharm el Sheikh, pacchetto lì, così con animazione, c'erano questi ragazzi di animazione con i bambini vestiti da Babbo Natale per Natale, hanno fatto una settimana Natale e una settimana di Capodanno, 120-120 se non erro. E comunque mi raccontava l'esperienza traumatica che vivono tuttora ancora i bambini, cioè lei poi era proprio questa ragazza, parlava appunto dei, tiene i bambini e diceva che la notte il minimo rumore, una volta era scoppiato un palloncino, ste bambino gli è saltato addosso andando ad abbracciarla stringendola forte. Riuscire a sorpassare una cosa del genere è molto difficile, soprattutto dal punto di vista dei bambini. La cosa che più fa rabbia è che comunque lo Stato li ha abbandonati, perché di questo stiamo parlando. Sì, penso che... Ci siete voi che fortunatamente fate qualcosa per questa povera gente. No, ma io, oltre a noi ci sono anche tanti altri volontari... Però oltre al discorso del terremoto con la neve li abbiamo abbandonati a loro stessi. Questo secondo me è una cosa inconcepibile che uno Stato possa attraverso fare. La neve si sono risvegliate le coscienze, cioè come dire, si sono riaccesi i riflettori. La ma neve ha riacceso un po' i riflettori perché effettivamente poi girando, perché noi siamo molto focalizzati su Amatrice perché le immagini ci vengono, certo. Però girando ci sono veramente delle frazioni che mi hanno un po' sconvolto, perché si vede che lì non è passato più nessuno dopo l'evento. Ma tra l'altro proprio l'abbandono. Tra quello che io ricordo quando abbiamo parlato in trasmissione il pomeriggio, secondo me tu te l'aspettavi diverso. Cioè ti aspettavi, tu eri già stata, sì, ti hanno chiamato loro in questo caso, vi hanno chiamato loro, però... non ti aspettavi, ormai ti conosco da tanti anni, non ti aspettavi di trovare una situazione di questo tipo? Mi aspettavo che fosse un po' migliorata. Io è la quinta volta che vado da Amatrice, ogni due mesi. Ecco, rispetto a due mesi fa, mi aspettavo un po' meglio, devo dire sì. E questo è indipendente dalla nevicata, eh? La gente... E l'abbandono che c'era già prima. E l'abbandono, perché la neve... Questa gente... è abituata, il territorio assomiglia molto a quello del nostro Bagolino, quindi è gente abituata alla neve e al disagio, però è un po' l'abbandono. E poi quello... Scusi, non ha il microfono. Ascolta, faccio la valletta, grazie. Manca il microfono. No, breve. Quella cosa che gli avevo detto quell'altra volta, che lei mi ha detto che non ho parlato, no? Il popolo ci vuole un terremoto perché ci vogliamo bene, come che gli ho detto, no? Sì. Che Canale 5 ha fatto vedere che c'è quel quintale di pasta. Il microfono vicino. Scusa, che il quintale di pasta che ci troviamo tutti a volerci più bene. No, ma infatti è vero. Giusto. Perché, sì, e poi questo scatena la solidarietà comunque. Sì. Il fatto di trovarsi e Io ho capito condividere. Io non ho capito qualcosa. No, sta parlando... Scusa, Giovanni, ha fatto un riferimento di solidarietà. Traduci, per piacere. Ma avevo capito il Giovanni, traduci per tutti noi. Traduci la pagina 77 di Media Video. Lei sta parlando di solidarietà, giustamente. Sì. Un piatto di pasta comprato in un ristorante, sul prezzo totale una percentuale andava, andava ad Amatrice. Pilastroni. Abbiamo visto questo quintale di pasta. Possiamo a Canale 5. Pilastroni, grazie. E l'abbiamo visto che il popolo si torniamo vuole più bene. No, per piacere. No, no, ma... Allora, sì, no, giusto. Mo c'è anche Sergio. Ci mancava Sergio. No, le sonoro di Sergio è un altro, Carlo. Dai, Sergio. La scorsa settimana abbiamo parlato qua in studio del metodo MDR. Sì. Volevo sapere se in questa situazione specifica può essere utile, sì, e se hanno più bisogno queste persone, cioè di dialogo oppure di dimenticare velocemente tutto l'accaduto tramite questo tipo di metodologia. Non si dimentica niente nella vita. Sì, però cioè il lavoro che sta facendo lei sul campo
impreciso qual è? Cioè, dialogo? Allora, io sto lavorando nel momento della post-emergenza. Il discorso dell'MDR di cui tu stai parlando è un discorso corretto, però sul lungo termine. In questo momento non c'è la possibilità di applicare un metodo del genere. In primo luogo perché noi siamo pochi e gli utenti sono moltissimi, quindi noi dobbiamo fare delle terapie di gruppo. Terapie di gruppo anche perché la gente ha bisogno di fare gruppo, ha bisogno di stare insieme. E una delle terapie che con la collega Alessandra, che è venuta con me, che è una psicologa, abbiamo cercato di portare avanti con i bambini, c'era molto quello della musicoterapia e del disegnoterapia. Però quando abbiamo cominciato ad analizzare i disegni, ovviamente sono emerse le sfaccettature del trauma, perché in alcuni disegni compariva la casa, ovviamente la casa che è vista dal bambino come un luogo sicuro prima dell'evento, e dopo l'evento diventa invece un luogo da temere. Quindi il posto sicuro non esiste più. Non esiste più il posto sicuro, quindi noi dobbiamo cercare di ricreare nel bambino questa sensazione di positività, perché altrimenti l'impatto con la casa diventa sempre più drammatico. E il concetto dell'MDR è correttissimo. Tra l'altro la settimana prossima, visto che avremo la dottoressa Anderloni, avremo modo di chiederle, visto che lei fa gli MDR, di parlare e di chiedere di questa, quanto, sì, visto che se ne parlava anche per l'affondamento della Costa Concordia, dell'utilizzo degli MDR, quindi... Sì. Luca Gatta. Se potessi fare una domanda anch'io alla dottoressa. Mi chiedevo quanto vale il lavoro che sta facendo, magari lei non sa nemmeno rispondere, che sta facendo lo Stato italiano per queste cose, quando invece ci troviamo di fronte a realtà come la sua, che invece fanno veramente qualcosa di concreto e vanno direttamente sul posto, mentre si sente sempre dello Stato italiano che fa cose che poi non vanno mai a buon fine, soldi che non arrivano, aiuti che non arrivano. Lei che opinione ha? Io ho visto della disorganizzazione, ho visto però anche tanta buona volontà da parte della Protezione Civile, da parte dei volontari, ho visto veramente il desiderio di aiutare. Ecco, penso che a livello istituzionale ci siano delle lungaggini burocratiche che non favoriscono la velocità delle operazioni. Ecco, io però ho anche la fortuna di essere scissa dalle istituzioni. Lavoro con la Caritas di Rieti, sono meravigliosi, mi creano i canali di comunicazione, arrivo sul posto in tempi brevissimi, ma è facile perché, ripeto, faccio parte di un'organizzazione molto agile, le grandi istituzioni sono più lente. Questo da sempre così. Sicuramente, e questo non lo dico io, lo dicono i sindaci dei paesi che ho visitato, lo dicono gli stessi volontari. Ci sarebbe bisogno di una velocità maggiore, di un supporto maggiore e di una maggiore volontà di risolvere la questione, non dico in tempi brevi, ma in tempi psichicamente accettabili, perché altrimenti il trauma, invece di migliorare, continua a protrarsi e a peggiorare. In tempi sicuramente più celeri, anche perché quando ci sono queste calamità di questo tipo, io sono dell'idea che la burocrazia dovrebbe essere lasciata un po' da parte. Sì, e dovrebbe pensare a quello che c'è veramente da fare. Sì, Luca, siamo d'accordo su questo. Se il potere fosse dei sindaci, forse sarebbe più snello e snella la procedura, e attraverso i sindaci credo che sappiano qual è. Ma anche perché conoscono il territorio, esatto, e la cultura della gente, la cultura, le tradizioni delle persone. È molto importante lavorare anche in questo modo. Ma penso anche che il sindaco, che è responsabile anche degli interventi della Protezione Civile, in certe situazioni debba veramente prendere il comando delle operazioni, perché altrimenti e poi ci dovrebbe essere un piano di emergenza già, diciamo, programmato prima, cioè sapere già che in una situazione di emergenza, ad esempio, ci sarà una zona del territorio adibita, adesso faccio un esempio,
all'installazione dei moduli, certo, abitativi, ecco, bisogna un po' programmarlo prima. Quindi adesso Intermed come si muoverà? Sarà ancora presente? Adesso, prima di venire in trasmissione, mi ha chiamato sempre il sindaco di Borbone e ha chiesto un altro intervento, allora andrò a fare un lavoro di musico e danza terapia con i bambini insieme a Camilla Papetti, che mi aiuterà in questa missione, e tra 15 giorni siamo giù di nuovo. Quindi tornare, far tornare i bambini a fare i bambini. A fare i bambini. Grazie. Mi viene solo da dire che per fortuna ci sono persone così. E adesso andiamo a vedere un'intervista fatta da Lucia Serini dagli amici di X-Time a Erika, un po' di meno, la vincitrice di MasterChef, e poi torniamo ancora qua in diretta a Zanzano. A tra poco. Bravo. Ciao ragazzi, oggi mi dedico ai fornelli. Pomodoro, sale, pepe. Ma in attesa che tutto sia pronto, andiamo a vedere la vincitrice della quinta edizione di MasterChef, Erika Liverani. Ci vediamo dopo. Hai portato tua figlia ai provini, ti ha regalato un po' di fortuna che poi ti ha accompagnato nel tuo percorso? Sì, ma poi secondo me non è fortuna, nel senso che quando hai un appoggio valido, sei positivo, poi dopo comunque attrai situazioni positive, quindi non è fortuna. Secondo me Emma mi ha proprio aiutata ad avere uno spirito più propositivo e passare il provino. Quali sono state le difficoltà che hai incrociato nel tuo cammino di MasterChef? Allora, a parte appunto essere lontana dalla mia bambina e quindi già ti butta giù, ti mette mille sensi di colpa, e poi dover affrontare una cucina che non mi apparteneva, perché io ho sempre fatto una cucina molto tradizionale di casa, e dover avere a che fare con ingredienti sconosciuti non è proprio così semplice. Lo chef che fra i quattro giudici ti ha ispirato di più? Ma bene o male tutti sono rimasti nella stessa linea, però sentivo più lontano da me lo chef Cracco, quindi è quello che mi ha più stimolata a migliorarmi. Continuerai con la tua passione culinaria? Chi lo sa, non so neanche se arrivo domani. No, al di là di questo, della battuta, io ho visto che fare troppi progetti e non vivere il presente non mi ha portato molta fortuna, quindi adesso vivo a tutto gas questa esperienza. Se poi fra qualche anno la cucina non dovesse più darmi emozioni, non mi farei nessun problema a ricominciare da capo con una nuova passione. Il primo piatto che nella tua vita hai creato con vera passione? Ma il primo piatto della mia vita con passione direi proprio una torta che fai per i tuoi familiari, una torta di mele, mentre durante il programma è stato il piatto e i cappelletti che mi hanno fatto avere il grembiule. Qualcosa è andato storto, vi prometto che vi inviterò a cena la prossima volta. Devi arredare il tuo bagno? Vieni nel nostro showroom Gruppo AD a Desenzano del Garda. Ti aspettano sconti speciali su tutti i prodotti. Con il supporto del personale qualificato a tua completa disposizione, è possibile trasformare una semplice stanza da bagno in un vero e proprio ambiente funzionale e di design. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Desenzano del Garda. Toccherai con mano i nuovi prodotti tecnologici. Le vaste sale d'esposizione mostrano al pubblico anche più esigente numerosi articoli per il vostro bagno. Specchi, sanitari, termorredi, vasche, box doccia,
mobili e tutto ciò che renderà il bagno dei vostri sogni. Gruppo AD può soddisfare le esigenze più moderne con soluzioni personalizzate ad alta tecnologia ed innovazione. Effettua consulenze totalmente gratuite e realizza insieme a te il tuo bagno virtuale e ideale in modo che tu possa visualizzarlo e viverlo ancora prima di realizzarlo. E ve lo dice Barbara che di bagni ne ha acquistati due. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Saldi, saldi, saldi! Con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Cucina 3,15 m lineari completa di elettrodomestici. Prezzo bloccato a 1.190. Cucina Tropea a partire da 1.850. Cucina Barcellona a partire da 1.650. Colori Moda per l'ampia esposizione di soggiorni, tutti componibili a partire da 399 euro. Oltre 60 modelli di camere da letto moderne e classiche a prezzi incredibili. Camera matrimoniale completa a 499. Camera a partire da 899. Grande esposizione di divani in tessuto a partire da 299. Saldi, saldi, saldi! Su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, Orzinuovi, Brescia, in via Adua 36. Buonasera! Buonasera, siamo di nuovo in diretta! Bentornati, è bravissima! Ma, lo stavo per dire io, che mi freghi le battute! Buonasera a Valeria Fusarri! Buonasera. Benvenuta a Teletutto! Benvenuta a Teletutto! Siamo a Teletutto? Ah, festa in piazza! Ah, ok! È un posto di matti, però sì, abbiamo il nostro perché, insomma. Prego, prego. Lei ricorda molto la Clara Camplani, vero? Vero? Sì. Cioè, io lo so. Allora, che io mi metto la parrucchina bionda, faccio Roberto Tagliani, siamo cantanti e ballando. È lo stesso appino. Salutiamo l'amica, la Virgi. Salutiamo tutti, anche gli amici di Canale Italia, già che ci sì, siamo. Sì, appunto, allora. Cantando e ballando. Sulle stelle? Sì, non lo so. Sulle stalle, oserei sicuro. Dire. Ma salutiamo Valeria, la nostra ospite. Cantautrice, ciao. Allora. Hanno aperto il manicomio, stai tranquillo. Prima che non l'hanno chiuso, fino alle 11 meno qualcosa. Allora, cantautrice giovanissima. Sì, 18 anni, vengo da Lovere, in provincia di Bergamo, quindi certo. Sono anche qua vicina. Provincia di Bergamo, sì. Non è Brescia. Ah, non buttatemi fuori per questo, dai. No, per così poco. Qua Teletutto siamo liberi. Ah, siete tutti liberi, bene, sì, perfetto. Sì, allora, sì. Mi sento poi più a mio agio. C'è anche Punto TV adesso, quindi è un triangolo. Salutiamo anche loro. Bene. Quindi, ecco, fai la cantautrice da quando? Ma è un anno e mezzo più o meno che sono nel mondo, sono autodidatta in tutto, okay. Sia chitarra che canto e mi improvviso, diciamo. E sei molto famosa nei social. Molto famosa mi adesso, dicono. Non esageriamo. Mi dicono gli amici di Radio Scialla. Ho un buon seguito, mi fa piacere perché comunque l'ho aperta da quest'estate la pagina, quindi
Sono quanti contento. Follower, fan sei? Oh, 9.150. Insomma, tanta roba. No, beh, ci sta. Tu vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Devi fare il telegiornale qui insieme a Gatto. Il primo brano che andremo a ascoltare si chiama Who You Are di Jessie J. Quindi è una cover? Sì, è una cover di Jessie J, che è una delle mie cantanti preferite, nella versione del mio artista preferito, che sarebbe Ed Sheeran. Tutto dal vivo? Tutto live. Tutto live. Ok? Musica! Musica! Grazie. I stare at my reflection in the mirror. What would I do into myself? I'm losing my mind on a tiny error. I live on the surreal me on the shade. No, 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 no. Don't lose who you are. And I ball on the sky. Seeing as the saving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart. And tears don't mean you're losing. Everybody's bruising. It's not the truth to who you are. Who you are, who you are, who you are, who you are, who you are. Brushing my hair the while the perfect. I forget what you want to fit the most, yeah. The more I try to land, it's worth it. Cause everything inside me screams no, 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 no. Don't lose who you are. And I'm bound on the sky. Seeing as the saving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard. It's not the truth to who you are. Yes, no, hey girl, face shows like whoa. Just go and leave me alone. Real talk, real life, good love, good night. With a smile, and that's my home. Yeah, yeah. That's my own. Don't lose who you are. And I'm blown on the sky. Seeing is the saving, dreaming it's believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart. And tears them you're losing. Everybody's bruising. It's not the truth to who you are. Grazie mille. Veramente, eh? Oh, questo era il suo primo brano. E da qua parte la tua ispirazione musicale. Ma sì, direi di sì. Beh, comunque una delle mie artiste preferite, quindi quello che dice nelle sue canzoni mi colpisce molto e mi ci rispecchio veramente. Progetti futuri? Allora, io momentaneamente sto lavorando al mio primo album, di inediti, che saranno tutti in italiano. E ah, tutti in italiano? Sì, tutti in italiano, e con un ragazzo di Modena, che si chiama Francesco Landi, e vorrei salutarlo. Ciao Francesco. Salutiamo Francesco.
Sono molto contenta di questa cosa, ci stiamo impegnando veramente tanto e penso che a metà giugno più o meno... No. A metà giugno più o meno usciremo con... Ma così, perché hai detto una blasfemia, non sia mai. No, alle fidanzate per quello che dicono. Vabbè, ma adesso ci sono le coppie... Quindi saluto anche Anna, ciao Anna. Ciao Anna Free. Ci sono le coppie a tre. Abbiamo la nostra cameriera, la Tata, che deve entrare. Oddio. Come la Tata? Oh, ci ha portato il caffè. Prego, okay, appoggi pure. Grazie. Glielo appoggi pure sulla scrivania. Questo è il caffè, eh? Ah, grazie. E questo è il caffè? Questo è da fumare. Ah, ok. Glielo appoggi pure sulla scrivania, direttore. Prego, faccia qualcosa a casa sua, non è un problema. 1,50 euro. Madonna. Non riesco a capire bene cosa intenda lei con glielo appoggi, però... Io ho detto glielo appoggi, poi ognuno... Stai buono. Uno supporta. Io ho detto... Io lo appoggio al direttore, poi non certo, so cosa certo. Siamo calmi che sul banco al del direttore bisogna sempre appoggiare. Eccolo. Per dire. Non so. No, ma stai buono, lascia non importunare gli ospiti. Insomma. Zitto. Porta pazienza. No. Non sanno quello che dicono, ma... Ci passano l'accompagnamento. Ci passano l'accompagnamento e sostengono la trasmissione per tenerli qua. Ho capito, tutto chiaro. Quindi poi vedi che la dottoressa di prima è la psichiatra. E non per niente. È la psichiatra perché la situazione è un po' delirante. Ma, ecco la dottoressa Bertolotti, ma il secondo brano... Il secondo brano è mio? Tuo, sì. Inedito. Sì, è l'unico brano che è uscito comunque su tutte le piattaforme digitali, quindi posso comunque cantarlo perché è già uscito. È in inglese, scritto... Ah, giusto, perché hai detto che fai l'album tutto in italiano. Esattamente, questo è in inglese. È l'eccezione che conferma la regola. Bello, mi piace. Bravo! Si intitola? Tu cosa fai? Sto facendo la controfigura. Sì. Quindi, silenzio, musica. Musica. Grazie. Prego, vada. Senza il giro. It's you, the memories I've gone with you. Today it's a better day, it's you. I will always love you. Show me how you feel. Show me how you feel. And I try to forget you. I try to stay without you. And I try to forget everything. I try to forget your smile. But you are the only exception. The only exception. And I try to forget everything. I try to forget your smile. But you are the only exception. The only exception. It's you. I'm here for you. I'm here to make you smile. I'm here for don't make you cry. I'm here for stay with you forever and ever. Whoa, forever and ever. Grazie.
Letizia si stava ammazzando. Sì, esatto. Venga, però, direttore Francesco Tonolli. Venga, ecco, quelli trasparenti. Oh, grazie mille. Anche perché, ma non in tutti i sensi. Cantare, no. Cantare. Va bene così, grazie. Diciamo, in questo ambiente non molto... Ginepraio. In questo ginepraio, in questo turbinio di situazioni. Ciao. È una bambolina. Dai, buona un attimo. È giovane, molto giovane. Oh, però vorrei fare una domanda al direttore, sì, Tonolli. Volevo farti una domanda. Mi dica. Quello che ci ha colpito è il modo in cui esponi la tua immagine, quello che fai. Un consiglio a tutte le ragazze e ragazzi come te che stanno per partire o che sono già partiti ma hanno sbagliato strada e quindi devono tornare sui propri passi. Sì. Cioè Facebook, cioè come hai fatto tu a creare tutto questo? Questo ginepraio. Il segreto secondo me è rimanere se stessi. Se tu rimani te stesso e non fai la fotocopia di altri miliardi e miliardi di persone per cercare di piacere, secondo me piaci molto di più, perché rimani autentico, diciamo. Io sono rimasta quello che sono, non mi interessa se tutti dicono ma sei una femmina perché ti vesti da maschiaccio, ma perché canti bassa, perché di qua, perché di là, io sono quello che sono, punto. E rimarrò quello orgogliosa che sono. Di esserlo. Orgogliosa di esserlo. Brava! Sante, magari sante, però va bene. Io voglio ringraziare RTB perché si dice sempre facciamo per i giovani, facciamo, nessuno fa mai niente. Quindi grazie RTB, grazie a te che ci dà lo spazio per questi artisti. Grazie, grazie, complimenti per le tue canzoni. Grazie mille. Grazie. E noi entriamo in un altro ginepraio. Basta Peppi. Era Ale. Perché è il momento del TG di Gatta. Luca Gatta. Minuti. Arriva, Sì, sì, calma. Ah, non c'è problema, è bello della diretta. Tu la smetti di pulire qua? Lei mi sente, signor Cristelli? Sporco, sto aspetta che vediamo, questo dove arriva? Pronto? Scusi, pronto? Signor Cristelli? Se la facciamo mandare il TG? Lei mi sente, sì? Sì, sì. Io la sento. Oh, benissimo, mi stavo chiedendo, dato che la nostra amica che ha appena cantato ha molto l'aria di, di maledetta, se vogliamo, mi chiedevo, 18 anni, quanti di condizionale? Quanti di condizionale? Sì, ma sempre due, gatta. Due? Sempre due. Ok, grazie, mi fido. Grazie, gatta, molto gentile. Il canto è servito a molto in questo frangente. Ok, ci siamo. Ci siamo, fermi. Sigla! Sigla! Non ci provare a togliermi il vassoio, lo voglio io. Dobbiamo far vedere che questa è televisione verità. Abbiamo appena fatto il caffè per i conduttori. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, signor Cristelli, grazie. Oh, che fa scenografia, bello. Si vede il telefono? Va, che figata il telefono. Proprio... Qualcos'altro? Sappia che... Scusi, per... No, no. Sappia... la distinzione. Certo, sappia che lei più cosa mi porta, più vengo coperto e quindi il programma ne guadagna, capisce? Benissimo, altro. È la foto della mamma questa, no? WhatsApp, il numero... così, preferisco stare... posso tenerlo questo? Perfetto. Prego, dalla giungla prego. Di Rete Brescia. Mi scusi. Male pare. Era il benvenuto questo. Grazie, caro, grazie mille. Possiamo cominciare? Cominciamo. Un saluto a tutti gli ascoltatori dal vostro Luca Gatta e benvenuti alla prima edizione di Luca Gatta News, come ho letto sul monitor, che io avrei chiamato TG Gap, però anche Luca Gatta News va bene lo stesso. Cominciamo con la prima notizia. Nebbia in Val Padana. No, cos'è? Cos'è sta roba? Bellissimo, può rifarlo? Anche no. Cominciamo con una notizia di cronaca nera. Lutto nel mondo della cartolibreria. Viene a mancare l'inventore delle Bic. Secondo la stampa locale, ci ha lasciato le penne. Era terribile. Questa era terribile. Ma sono tutte così. È terribile questa. Signor Cristelli, chi l'ha scritta? Questa è lei? Ma l'ha scritta lei, mi sa. Ah sì? Ah, ecco sì, perché sì. Fa cagare. Per dire. L'ha scritta Cleopatra. Benissimo. Notizia dell'ultima ora. Una famosa rete di telefonia nazionale informa che per disattivare l'opzione tutto gira intorno a te, basta smettere di bere. Non gira più dopo, eh? Non gira più dopo se non bevi. Gira più. Scusi, birra o whisky? Non hai il microfono.
La nostra infermiera mi ha chiesto birra o whisky. Non so. Faccia lei. Misteriose le circostanze che hanno causato il blackout che ha lasciato senza luce un'intera cittadina. La polizia brancola nel buio. Ma cos'è? Brancola nel buio per il blackout? Cos'è? Ma orribile sta cosa. Perché devo le... Sì. Va bene. Non hai il microfono, stia zitta. Ancora cronaca nera. Grave tragedia nella notte. Esplode una bomba in un cimitero. Tutti morti, eh. È il cimitero. Cada essa, il cimitero. Ingente furto la scorsa notte ai danni di un supermercato della zona. Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri bloccano tutte le uscite. E i ladri scappano dalle entrate. Te, capito? Vabbè, come gliel'hanno, eh? Capito? Annullati i festeggiamenti dello scorso Natale in Vaticano per l'assenza del Cardinal Martini. Intervistato dai giornalisti, il pontefice ha dichiarato: per forza, non Martini, no party! Che tristezza. E chiudiamo, via, chiudiamo con una notizia un po' da lavanda gastrica, se devo essere sincero, eh. Nasce nel capoluogo lombardo un'impresa di polizia per il lavaggio della città e degli orifizi corporei. Si chiamerà Lava Milano. No, per dire. E per questa edizione è tutto, appuntamento la settimana prossima sempre qui con Luca Gatta News. Grazie al grande Luca Gatta. Non eravamo in diretta, vero? Questa era una clip che vedevamo solo noi. Era registrata. Ah, fatemi capire dalla regia. Ma qualcun altro da portare da Zanzaro non c'era? No, chiedo così. No. Ah, ok. Non ha il microfono. Okay, dopo. Possiamo lasciare Cleopatra poi a Zanzaro? Se, ecco. Se preso Gatta, insomma. Okay. Abbiamo salutato la fornaia? No, salutiamo la fornaia! E andiamo in pubblicità, grazie! A tra poco! Devi arredare il tuo bagno? Vieni nel nostro showroom Gruppo AD a Desenzano del Garda. Ti aspettano sconti speciali su tutti i prodotti. Con il supporto del personale qualificato a tua completa disposizione, è possibile trasformare una semplice stanza da bagno in un vero e proprio ambiente funzionale e di design. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Desenzano del Garda. Toccherai con mano i nuovi prodotti tecnologici. Le vaste sale d'esposizione mostrano al pubblico anche più esigente numerosi articoli per il vostro bagno. Specchi, sanitari, termorredi, vasche, box doccia, mobili e tutto ciò che renderà il bagno dei vostri sogni. Gruppo AD può soddisfare le esigenze più moderne con soluzioni personalizzate ad alta tecnologia ed innovazione. Effettua consulenze totalmente gratuite e realizza insieme a te il tuo bagno virtuale e ideale in modo che tu possa visualizzarlo e viverlo ancora prima di realizzarlo. E ve lo dice Barbara che di bagni ne ha acquistati due. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Saldi, saldi, saldi! Con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Cucina 3,15 m lineari completa di elettrodomestici. Prezzo bloccato a 1.190. Cucina Tropea a partire da 1.850. Cucina Barcellona a partire da 1.650. Colori moda per l'ampia esposizione di soggiorni, tutti componibili a partire da 399 euro. Oltre 60 modelli di camere da letto moderne e classiche a prezzi incredibili. Camera matrimoniale completa a 490.
1.499, camera a partire da 899, grande esposizione di divani in tessuto a partire da 299, saldi, saldi, saldi su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metal Mart, Orzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Buonasera! Siamo in diretta da Super Pippa Channel. Natale è tutto, siamo passati a Super Pippa Channel. Salutiamo tutti comunque. Salutiamo anche loro, anche se non ci sono più, vabbè. Teletutto non c'è più? No, Super Pippa Channel. Ah, perché Super Pippa Channel è diventata in unione con Teletutto. Esisteva Super Pippa Channel? Sì, certo, lo guardavo sempre da piccolino, hai voglia. Era una pippa, insomma. Era il direttore. Cosa? Lui era il direttore. Hai la pressione alta! No, dai, devi provare. Vai a metterlo sul posto Damiano intanto, Cleopatra, dai. Allora, aspettate un attimo. Ce la facciamo? A chi? A Cleopatra. Ah. Buonasera a William Ronzullo. Già, basta che mi hai fatto un mal di testa con questo vetrillo. Disinfettiamo un po' qua che c'è una batteria ovunque. Quindi buonasera William. Buonasera, buonasera a tutti. Justin. Buonasera. A tutti. Benvenuti al manicomio di The Gap. Allora, sta morendo Damiano, guardalo là come si è piegato. Inquadra Damiano, Daniele, inquadra Damiano piacere. Che si sta cagando addosso. Voi ditemi se si può lavorare in sta maniera con un cameraman che... Cioè, non lo so, poi noi dovremmo stare seri. Sembra già che lo squartatore. Adesso. Posso dire una cosa? Prego, prego. Ho notato che stasera c'è anche lo iettatore in questo studio. Sì, è gatta. Sì, la gatta. Assomiglia un po'. È identico. Me l'hanno già detto. Dottor Gatta. Me l'hanno già detto, in effetti. Non ti dico coi capelli sciolti che possiamo usare come si... Possiamo usare come sigla del TG la canzone dello iettatore? No, c'è da dire che cazzo? Anche lo iettatore è un grande attore in realtà. Ha voglia, un attore. Chi è che continua a sbattere la porta di là? Mi sembra Mosconi. C'è quel Mona che sbatte la porta. È quel Mona che sbatte la porta. Chi è quella porta di lì, dai? Bene, allora vediamo se riusciamo, dottor Gatta, a parlare con questi due baldi. Vediamo, siamo giovani. Qui apposta non noi, lo so. No? Sì. Io vorrei però rassicurare i nostri due amici, è la prima volta anche per me, andate tranquilli, certo. Seconda, non c'è problema. Scusi signor Gatta, ha usato il preservativo? Dottor Gatta, ha usato il preservativo? Sì, chiaramente, sì, bisogna fare sempre sesso protetto. Benissimo. Non so cosa ho appena detto, però va niente. Bene. Allora, partiamo con William. William... è modello, un attimo con parole sue, Cristelli, con no, parole sue. Sergio che sta morendo. Sergio, cosa cazzo non la c'hai? Sarà un po' di disinfettante, Sergio. No, basta che c'ho mal di testa con quel coso lì. C'è l'influenza. Se l'influenza vai via. Non c'hanno il microfono. Fa niente, ne abbiamo tre noi. No, lei c'ha l'influenza negativa alla sua destra, no. È quella che... Allora, cosa che vibra qua sotto? Non lo so. Non lo dica, non lo dica, non lo dica. Signor Cristelli, non lo dica. C'è un rotolo di carta igienica però sotto. Allora, William è fotomodello emergente. Sì. Mentre Justin. Gigolo. Oh. Accompagnatore. Signor Gatta? Aspetta un attimo, fammi entrare nell'argomento. Allora. Prego. No, non guardi me, è lui che ha influenzato, non è... Guarda questa chipirina dei...
Io ci credo, ce la possiamo fare. C'è il supposto che lo parla. Ce la possiamo fare? Ho la tachipirina dentro. Le taccio. Ma dentro cosa? Allora. Non glielo dare il microfono. Manicomio, per cortesia. Calmi, vorrei parlare con gli ospiti un secondo. Vorrei parlare con gli ospiti un attimo, per piacere. Allora. Prego, prego. Allora. Non hai il microfono sempre. Allora, iniziamo con William. Nasci. Di nuovo. Sei nato a Bari. Sì. Perché sei arrivato poi a Vicenza? Vabbè, ho completato gli studi. Tu sei giovanissimo, tra l'altro. Esatto, 23 anni. E ho deciso di venire qua comunque per trovare, insomma, lavoro, infatti lavoro, e puntare anche sulla strada del modello, insomma. Quindi tu fai, la strada del modello è in questo momento un hobby, mi sembra di capire. Sì, vorresti che diventasse il tuo lavoro. Esatto, una sorta di secondo lavoro, e spero comunque che, comunque ci sto provando, che diventi comunque un lavoro un po' più, cioè, serio, riesco, diciamo, a farlo più professionalmente. E per forza in Italia? Anche all'estero. Ah, ok. No, anche all'estero. Soprattutto all'estero. Tra l'altro tu hai partecipato anche a vari concorsi. Sì. Mister Italia. Esatto. Mister Estate. Esatto. Sei stato due volte protagonista come fotomodello del catalogo del noto centro commerciale Le Bretelle. Brentelle, scusa. Mattia, hai sbagliato a scrivere? Mattia. Insomma, devi fare un lavoro che... Brentelle. Cioè, devi fare uno... Cosa ti paghiamo a fare? Cioè, non lo so. Non lo so, dovremmo... come paghiamo gatta? Ecco, appunto. Mister Italia e Mister Estate, come sono come concorsi? In che senso? Cioè, sono concorsi con 20 partecipanti. Siccome qua abbiamo parlato spesse volte di talent, di reality, eccetera, eccetera. Anche. Immagino. Ma sì, è un programma molto gay friendly questo. Prego. Cos'è che è? Gay friendly. È una malattia? Sì, è una malattia. Ah, ok. E quindi mi chiedevo. Se... Un programma poliglotta. Poliglotta. Sì, poliglotta. Quindi mi chiedevo se fosse un concorso, diciamo, pulito, oppure insomma. Si sapesse già chi oddio, poi questo io potesse non diventare il vincitore. No, diglielo, non è un concorso pulito, è un concorso di colpa, diglielo, perché è giusto che si sappiano queste cose. Non si fanno la è doccia? È chiaro. Non è colpa nostra. Questo non lo so, comunque... Ti è servito per la tua carriera? Diciamo di sì, perché ho iniziato comunque con quello, poi diciamo che... conoscendo vari contatti sto iniziando comunque, sto continuando questa strada. Mentre Justin, anche lui fa il modello, giusto? No, non lo faccio. Ah, non fai il modello tu. Però avresti l'altezza del modello. La terza del modello, sì, la famosa terza del modello, chiaro, certo. È come quella dell'Alessia, la terza. Esattamente, no, sì. No, quella è la quinta. Ah, è vero, la quinta. No. Sì, perché noi mettiamo petto nudo? Stai calma un attimo. Dovevi venire ieri, dovevi venire. Stasera. Se c'eri ieri, siamo venuti. Hanno sbagliato le pastiglie, invece che il Valium gli hanno dato il Viagra. Ecco, quindi... No, io non ho scelto la strada del modello, ma ho studiato, quindi ho due lauree. Ecco, sembra... allora, qua entriamo in un discorso mio. No, allora, che mi interessa in maniera particolare. Signor Cristelli, l'ha detto per far capire che anche se sta qui con noi, non è un capito? Non è un coglione come noi. Questo l'avevo capito. Allora, tu hai due lauree in... Sì. Ingegneria ambientale. Il microfono. Ingegneria ambientale e scienze ambientali. Quindi? Diciamo che la prima l'ho presa in 3 anni scienze ambientali, poi ho deciso di proseguire gli studi di ampliare il campo nel settore ambientale. Però hai scelto di non far quello di lavoro? No, diciamo che io ho due vite. Oh. Quindi una vita privata. Come in Dottor cui... Jack e Mr. Hyde. Esattamente. E sono il classico, rientro in quella percentuale del 40%. Perché in realtà sono una marea. Sì, 40% proprio stasera ho visto in TG5, rientro in quella categoria di disoccupati italiani, giovanili. Però d'altra parte ho iniziato... Benvenuto nel club. Grazie. 40,2% dei giovani italiani che disoccupati. E ne sono tantissime. Sì, siamo tanti noi giovani. Siamo tanti noi giovani. Sì, sono in aspettativa da RTB. Insomma, chiaro, so. Certo. Infatti sei qua seduto. Un'aspettativa, aspetta. Dall'altra parte... Anche Carlo rientra nei giovani. Anche Carlo, siamo nei diversamente giovani. Anche la signorina qui, però. La signorina, ciao, questa è minorenne. Ecco. Minorenne, dottor Gatti. Maggiorenne. Se è minorenne può andare con il buon Silvio, lo aspetta di là, nello studio 14. No, con Silvio Berlusconi.
Certo. Ecco, dobbiamo sempre fare nomi e cognomi, anche lei. Non ha microfono tanto. Comunque, dall'altra parte, però... invece, ho deciso di intraprendere questa strada inizialmente per gioco. Poi ho subito un lutto importante in famiglia e diciamo che l'azienda di famiglia andava un po' in bancarotta. E per gioco e poi per esigenza mi sono addentrato in questo campo. Inizialmente avevo pochi incontri, poi ho capito un po' di cose, un po' il gioco come funziona e mi sono un po' sviluppato a livello nazionale. Ora sto andando anche in Svizzera. Anche perché le possibilità economiche che ne derivano sono alte e non pugnabile. Diciamo che si vive bene. Ecco. Stiamo parlando del lavoro di gigolo, giusto? Sì, in sì, questo momento. Che, ma tra l'altro, specificare una cosa io, però. Certo, ma tra l'altro in questo studio ne sono passati anche tanti di gigolò sotto altre forme. Perlomeno questo senza... c'ha anche un'immagine, gli altri gigolò che passavano di qua. Però da specificare una cosa, senza non bisogna pensare all'immagine del gigolò come la persona che fa solamente sesso con le persone, ed è sbagliato, anche perché il 90% la donna non è come l'uomo. L'uomo si decide di andare a fare un incontro con una donna è solamente per scopo sessuale. Certo. Il 90% delle donne invece non cerca come dire, lo scontro, il punto sessuale, cerca solamente di parlare. Di... Ultimamente mi è capitata una signora di Verona che era maltrattata dal marito e quindi si ritagliano piccoli momenti, giornate al cinema, di shopping, di una cena con una persona. E poi c'è da dire che comunque le donne di oggi... Molte di queste sono imprenditrici, hanno possibilità economiche e si vogliono ritagliare un momento dedicato a se stesse senza dover avere dei rapporti sentimentali. Sì, anche perché... Vuole fare una domanda qua? Ah, prego, leggi la penna. E te pareva. La curiosità, ma i clienti, cioè, che età hanno più o meno? Sono in età avanzata o sono anche... Guarda, vanno dai 20 fino ai 60. Ovviamente dai 20 parliamo di prime esperienze sessuali, come mi è capitato, che contattano ragazze maggiorenni che vogliono provare la prima esperienza sessuale. Magari non provarla col proprio ragazzo, ma... Però scusami un attimo. Se una ventenne... Facciamo chiarezza. Deve pagare... Vuol dire che è conciata male proprio. O male, mi smentisce? Che paracarro. Nel senso che comunque una donna, anche brutta, se apre le gambe prima di essere a buca. C'è da premettere che la maggior parte del gigolò accettano tutte le proposte che gli vengono. Aspetta, che mi metto gli occhiali che ti vedo meglio. Va. Fammi capire. Anche dal tono. Ah, ciao. Io non accetto tutte le richieste che mi arrivano. Quindi se sono pantegane le rifiuti. Che può permettersi di scegliere, giusto? Cioè la sua cernita com'è, mi scusi, in base alla bellezza della persona richiedente? Allora, ci sono molti colleghi miei, e ora non voglio, come dire, ci sono molti colleghi miei che usano aiutini, ok? Io di questi aiutini non ne faccio uso, anche perché ci tengo alla mia salute. Pertanto ritengo opportuno andare solamente con persone che almeno un minimo mi diano uno stimolo sessuale. Certo. Però questa tua scelta di proporti e di venire in televisione senza nessun tipo di problema, al contrario di tanti altri ragazzi e ragazze che fanno la tua stessa professione per scelta, perché di scelta si sta parlando, tu non hai nessun tipo di problema nel parlarne. No, assolutamente. È interessante. Non è da tutti. Quanti ne abbiamo visti qua? Parlare dietro questo parlare. Tavolo. No, e nessuno. C'era Giovanni, che anche lui. Che c'era anche Giovanni. Posso darglielo? Prego, detto così, un po' scusi anche lei. Mi permetta. No, allora, l'altro ieri a Forum mi è successo. Dov'è? Da vedere. A ok, stasera salutiamo Forum. Tutte le altre emittenti. Salutiamo anche Mediaset. Come si chiama Forum? Forum. Si chiama Forum. Forum si chiama. Forum. Non c'è più la Rita dalla Chiesa, Una donna. Non c'è più la Rita dalla Chiesa. No. Okay. C'è quell'altra. La Palombelli. Cioè. La Palombelli. Però è meravigliosa. Io lo so. Vabbè. Anche solo la sua fa. Sì, è bella. È meravigliosa, veramente. Bella, vienine fuori per piacere. Vienine fuori. Dai. Allora, una donna ha pagato uomo, okay? Pagamento vendita 20.000 euro. La Madonna! Da cosa c'aveva? Ma glielo davo anche un colpo, stato qua. No, ma guarda che sei conduttore! Che cazzo! Allora, 20.000 euro! Ma la differenza è che lei gliel'avrebbe dato anche gratis, no? Per dire, no? Prego, chi presta magari? Un attimo, in poche parole, l'internet
È come un appuntamento al buio, no? E dice Maria di Filippi. Cioè, la persona che salutiamo che canale 5. Allora, lei è arrivata a Forum, bellissima, vestita, sexy, è in pizzo, nero, va bene. Luca, intervieni, basta. Cioè, poi... Basta. No, 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 no. Era un basta, esci da questo corpo. No, un attimo. Era un figlio, no, no, no. Era un figlio, no, no. Era un figlio di un ricco. E lui ha pagato questa donna, gli ha fatto il bonifico. Ok, lui quando che l'ha vista in trasmissione ha detto non la voglio più. Ragazzi, se permettete io vado via. Bene, bene, che bene. Cazzo. Allora, so. Basta. Bene. Posso chiedere alla nostra amica se ce lo ripete in italiano? No, così no, 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 anche tu, capire. Non ti ci mettere. Allora, io chiederei a Giovanni, se gli passi il microfono a fianco a Giovanni, di, se mi puoi tradurre. Io chiederei asilo politico, però allora, insomma. Devo dire che questa traduzione è stata... Ti sfugge anche a te. Diciamo che questa traduzione è parecchio complessa. Ecco, io direi che dobbiamo... Allora, quello che ho capito è che a le Forum, sulle reti Mediaset... Ma va? Una signora ha pagato un ragazzo 20.000 euro. Ora devo chiedere no, no, la va bene, va bene, però basta. È bello il ruolo. Scusate, ma per basta cortesia. Perché è bello il ruolo di Giovanni nella pagina 777 di Mediavideo. Sì, esatto. Molto utile. Allora, signor allora. Cristelli, scusami, prego. Non ce l'abbiamo un po' di pubblicità così? Effettivamente. Per dire, non... guardi. Ma magari andiamo, mettiamo lo share. No, ha ragione. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. O mettiamo lo share. Vi prometto che torniamo più seri. A tra poco, sì. Grazie. Devi arredare il tuo bagno? Vieni nel nostro showroom Gruppo AD a Desenzano del Garda. Ti aspettano sconti speciali su tutti i prodotti. Con il supporto del personale qualificato a tua completa disposizione, è possibile trasformare una semplice stanza da bagno in un vero e proprio ambiente funzionale e di design. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Desenzano del Garda. Toccherai con mano i nuovi prodotti tecnologici. Le vaste sale d'esposizione mostrano al pubblico anche più esigente numerosi articoli per il vostro bagno. Specchi, sanitari, termoarredi, vasche, box doccia, mobili e tutto ciò che renderà il bagno dei vostri sogni. Gruppo AD può soddisfare le esigenze più moderne con soluzioni personalizzate ad alta tecnologia ed innovazione. Effettua consulenze totalmente gratuite e realizza insieme a te il tuo bagno virtuale e ideale in modo che tu possa visualizzarlo e viverlo ancora prima di realizzarlo. E ve lo dice Barbara che di bagni ne ha acquistati due. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Saldi, saldi, saldi! Con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Cucina 3,15 m lineari completa di elettrodomestici. Prezzo bloccato a 1.190. Cucina Tropea a partire da 1.850. Cucina Barcellona a partire da 1.650. Colori Moda per l'ampia esposizione di soggiorni, tutti componibili a partire da 399 euro. Oltre 60 modelli di camere da letto moderne e classiche a prezzi incredibili. Camera matrimoniale completa a 499. Camera a partire da 899. Grande esposizione di divani in tessuto a partire da 299. Saldi, saldi, saldi! Su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, Orzinuovi, Brescia, in via Adua 36.
qua di nuovo in onda Radio Maria. Salutiamo il Papa. Allora, adesso che abbiamo ripristinato un po' l'ordine, la calma, anche perché sennò sti ginepraio. Ringraziamo il bodyguard. Ecco. Allora, torniamo al discorso che stavamo facendo con Justin, perché credo che il discorso sia molto interessante. Molto. Un ragazzo colto, perché ha due lauree, eccetera, eccetera, sceglie, nel frattempo che troverà anche un altro mestiere, ma non credo che nel frattempo... Lo cerchi. Se vinco qualche concorso. Però speriamo. Ti mantieni tranquillamente. La mia aspirazione è quella di entrare in una multinazionale ben precisa, infatti mi sto specializzando e mi sto formando per quello, quindi diciamo che parte degli introiti che ricavo in quel settore li sto investendo nella mia vita privata. Ecco, ma riesci a tenere ed avere una tua vita privata? Parzialmente, per il momento. Non... Cioè, una ragazza, è difficile per una ragazza accettare che il proprio compagno... Non lo sa, ovviamente. Cioè, non lo saprà. Lei lo immaginava. Che cosa immaginavi? Immaginavo che, ovviamente, se una ragazza non va a dirgli che fa il gigolo. Vabbè, ma in televisione... Se ti vede stasera, però... Cosa? Se ti vede stasera, sono mazzi, mi sa. Vabbè, tu lo sai, quindi vieni tu con me. Prego. Calmi. Un attimo, che è proprietà privata qua, eh. No, deve passare da questo banco prima di pagare il domenico. Però se tu, ovviamente, lo... sei in televisione... Sergio... Se sei in televisione o comunque penso che... Vabbè, nella vita bisogna rischiare. Vabbè, quello sicuramente. Quindi... Ma scusa, quello... ma lei se la sente veramente di imbastire un rapporto serio con una ragazza stabile senza dirgli che professione fa? No, cioè, partendo diciamo, già con l'idea di mentire. Per il momento non ci penso e della mia vita non programmo nulla. Diciamo che ma la prendo... Hai già, se io ho 30 anni, tra 3 mesi. Quindi mi piace però, non... mai mettere 20 alla divina provvidenza. Bravo. Non mi pongo limiti, cioè oggi mi vivo la vita come viene. E pensavo che fossi anche più giovane dei 30. Sì, Sergio, infatti ne dimostra meno. La nostra valletta, applauso. Grazie alla valletta. Bravo. Eveline! Dimmi Sergio, c'è una Sergio che deve... No, io volevo sapere se una persona, ad esempio come me, non bella fisicamente, ma facendo leva... Detto? Ma che piace tantissimo. No, va via come il pane, eh? Tu guarda che Cleopatra ti sentirebbe addosso. Chi facesse, facendo... Aspetta, facendo leva su altre cose, potrebbe fare il gigolò o è proprio solo un discorso fisico? No, sicuramente l'aspetto principale è quello estetico. Diciamo che bietto la visita, poi quello che c'è dentro è... Cioè, anche perché, scusami un attimo, se devo pagare per andare insieme a una roba normale... Diciamo questo è più un discorso... Ma più che l'aspetto fisico, diciamo che l'aspetto letterario è quello che più le ragazze si aspettano... No, perché ti ha appena spiegato che le donne, a differenza degli uomini, cercano di volevo più... Volevo fare una precisazione, se possibile, visto che io sono sono etero, quindi io il mio lavoro lo svolgo solamente con donne e non con uomini, visto che... È paura che arrivano le telefonate degli uomini, insomma. No, il 60% delle telefonate mi arrivano da persone... Da uomini, sì. Ecco. Quindi io non sono bisex, sono etero. Ah, grazie. Sì. Ah, ho capito. Ah, non mi sta. Piacciono piccoli o grandi? Stai calma. Cosa? Un attimo, che sei senza microfono. Traduzione, per piacere. No, non fa niente. Invece, passerei un attimo il microfono a William. Perché? Che c'è già microfonato. Ah, già, giusto. Vabbè. Vabbè. Faceva parte del gioco, insomma, ah, okay. No? Già che c'eravamo. Regia, per cortesia, grazie. Il microfono acceso. William, invece, tu... Spegniamo quello di sei modello, punto. Sì. 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 Non ero così qualche convintissimo. C'è un qualcosa. Quindi, allora. Cioè, ma siamo veramente come dalla D'Urso stasera, un po' un confessionale. È un po' un confessionale, ma perché in realtà è lo spaccato della società di oggi. Ma dove comunque il sesso, a livello economico, è ai primi posti. Rende. Ma è un po' lo specchio ti posso della garantire in tutti comunque... i settori, Ti posso garantire in tutti i settori. Sì, però dicevo, è un po' lo specchio della società, quando comunque... Non solo quello. Mi fai perdere il filo del discorso. Dell'anima, guarda che razza è sguardo. Stai zitta un attimo. Dicevo che è un po' lo specchio della società, perché? Perché comunque un ragazzo laureato che potrebbe avere un lavoro totalmente rispettabile, nonostante comunque l'escort, dal mio punto di vista, è una professione rispettabilissima. Anzi, lui ha due lauree. Rende e non paghi le tasse, perché non è riconosciuta. In Italia no. Varrebbe quindi, il 9% del prodotto interno lordo. A dir poco. Cioè il PIL. Esatto. Di cui il 5%... Ma si dice più PIL per tutti. Esatto, più PIL. Di cui il 5% solo qui in zona industriale a Brescia. Sì, esatto. Oltre a questo, dico, laureato comunque potrebbe avere una professione di manager, comunque
un lavoro prestigioso. Non in Italia. Per tirare a campare, tra virgolette, tirare a campare, comunque per tamponare questa situazione momentanea, fa questo altro tipo di lavoro, che io reputo comunque rispettabilissimo. Io quando studiavo lavoravo di notte, quando studiavo lavoravo in un locale, quindi facevo il barman, lavoravo in sala, quindi so cosa significa guadagnare quel poco, quei 40-50 euro e fare una nottata per guadagnare quel poco. Certo. E quindi so cosa significa. No, io avrei una domanda però per il nostro amico. Cioè lei ha detto che... Ma potevo andare a William perché stavo entrando nel ginepraio. No, ma guardando il nostro amico... Lei ha detto che si punta molto sull'aspetto fisico in questa professione. Sì. A livello di aspetto fisico io avrei una domanda. Come riesce lei a tenere i denti così bianchi? Cioè, c'ha un bianco sui denti che è qualcosa di incredibile. Cosa fa? Fa lo sbiancamento. Lavo i denti 3 volte al giorno. Semplicemente quello. Dentifricio normale. Sì, normale. Ok. Ah, incredibile, cioè mi abbaglia tutto sto chiarore in lei bocca. Lei si toglie gli occhiali. Che faccio? Ecco. Si toglie gli occhiali. Dice ma ci sta provando? Sì. Ah. Il direttore invece non si abbaglia perché è daltonico, quindi vedrà sicuramente violetti. È già tanto che riesco a focalizzare più o meno dove state, insomma, ecco. Arriviamo a William però. A William che ha detto... Certo. No, c'è questo quindi, che vogliamo capire vogliamo sapere se è il banco della verità. Banco della... Prego. Tutto il programma per te adesso, vai. Questo sta a significare che... Non so che cavolo dire. Se capita si può arrotondare. Sì. Giusto? Ok. Però non in quel modo, cioè... Non come professione, tu dici. In che senso? No, non lo so. Faresti mai lo gigolo? Ecco, bravo, grazie Luca. O l'hai già fatto? O lo hai già fatto? Esatto. No, non l'ho mai fatto, però... Lo faresti? Lo faresti? Sono arrivate proposte? No, diciamo che... No, per carità. Vabbè, adesso non posso perché... Proposte possono arrivare, Carità. Su Facebook e su tutti i social, Potrei comunque farlo. Quindi... No, allora no, la domanda è un'altra. Se tu fossi libero, senza donna, eccetera, eccetera, faresti lo gigolo? Non lo so. Ci penserei? Ah. Non ha la stoffa lui, è un bambino piccolino. No, e io sei minorenne. Non credo che lui... A parte quelli che sono fatti suoi, ma... a prescindere. Cioè, nel senso, ecco. Però credo che... Quello che ha detto Luca, cioè che sei fidanzato sostanzialmente. Sì, lo so. Quindi questo è il vincolo. No, non è un vincolo. Cioè. No, dico, è il vincolo che se non fossi fidanzato però... faresti della tua vita sostanzialmente quello che sei un bel ragazzo, insomma puoi fare quello che vuoi. Anche non lo so, è una risposta plausibile. Oh, quindi Giovanni, hai mai fatto il gigolo? No, mai fatto in video. No, già che ci siamo. Sì, ti vedo tutti i coloni anche te. Infatti non lo faccio, Cleopatra. La nostra infermiera l'ha mai fatto? Pagare qualcuno per io sì. No, cioè, gigolo. Guarda che gli uomini fanno fatica a prendermi, no, ma tu no, però a prendermi, Bene, Giovanni, prendi il microfono. Allora, Giovanni, vieni qua. Dai. Mettiti qua perché inizia il tuo quiz. Ecco, esatto, dai. Il quiz di intrattenimento stasera. Fai la clerici per tra, un attimo. Tra i due ospiti. Cuore, vieni qua. Ecco. Girati di lì. Ok, a posto. Ok. Grazie. No, stai così. Va bella. Paghi. Stasera si parlerà appunto di... Viaggi. Stavo per rispondere a una cosa che non si poteva no, dire. No, non vai, dillo. No, non si può. Fuerteventura, perché il nostro Peppi è appena tornato a Fuerteventura, non si può parlare d'altro. Sì, giusto. Abbiamo ancora... Diciamo che RTB ci ha mandato in esplorazione alla ricerca di ste tartarughe marine che non abbiamo trovato. Ecco. Però. Sono le solite sei domande, 3 a testa. E dovete arrivare al massimo di 3 su 3. Allora, cominciamo da Will. Avete capito, vero, cosa ha detto? Sì, ok. Lo so, sono traduttore di Cleopatra, faccio anche a volte e sbaglio anche io. Che c'erano gli scoiattoli? Allora, Fuerteventura è un'isola delle Baleari o delle Isole Canarie? Canarie. Esatto. Passiamo a Justin. Fuerteventura è situata nell'Oceano Atlantico o nel Mar Mediterraneo? Atlantico. Va bene, perfetto. Diciamo che siamo 1-1. Laureato. È quiz del momento questo. Nonostante anche William. Quanti vulcani ci sono? Questo non lo so neanche io. La faccio io, tanto io la so. Quanti vulcani ci sono a Fuerteventura? 7. Risposta per io ce l'ho il microfono. Come 7? Sei la conduttrice? Cioè, 2. Vabbè, è un'isola. È un'isola vulcanica. Questa, sì, quanti sì. Ce ne sono? Io non lo so. Le telespettatori sono di là, però. Ma io la domanda non la sto facendo a te. Insomma, vai, rispondete. Quanti ce ne sono di vulcani? È il primo che risponde alla domanda di spareggio. Ecco.
Nel caso. 27. No, 3. 2. Guarda, essendo un arcipelago, quindi sono di origine, tutte le isole sono di origine vulcanica. Quindi ci può essere da un cratere a un massimo di tot crateri. Ora nel dettaglio non so dirti quanti. 56. Ne sono. Ci sono rimasto, te lo giuro. Quindi sono quello che si è avvicinato di più. Ci sono più buchi che ci ne devi, devi decretare te il vincitore di questa risposta, scusa. Dai, dai, vai. Va bene, avanti. A quale nazione appartiene l'isola di Fuerteventura? Marocco o Spagna? Spagna. Esatto. È il mio PC. Quarta domanda per Justin. Papà è avvocato e mango, ciliegia, ribes e albicocca. Quali sono i frutti tropicali? Avevo capito, papà è avvocato e mango. Papà è avvocato e mango. L'altra serie è ciliegia, ribes e albicocca. Quali sono i frutti tropicali degustabili a Fuerteventura? I primi tre che hai detto. Esatto, papà è avvocato e mango. Quale pianta è originaria di Fuerteventura? Aloe vera o ginepro? Aloe vera. Esatto. Andiamo alla prossima, l'ultima. Vedevo il basilico, invece no. Il basilico. Presto. No, ma ci sono di quei cactus che fanno paura. Volevo vedere il cactus. Lo so che lei ne è al corrente. Quali colori caratterizzano la bandiera di Fuerteventura? Rosso e giallo con un simbolo al centro, o verde e bianco con, con uno stemma al centro? La prima. Sbagliato. Allora, i primi sono i colori della Spagna, della bandiera spagnola, rosso e giallo con all'interno il simbolo. Invece la bandiera di Fuerteventura è verde e bianca con all'interno lo stemma dell'isola. Okay. Quindi il vincitore è William. William! Oh, William! Caro William, cosa hai vinto? Hai vinto una settimana di soggiorno a Fumenengo! No! A petto nudo! Chi è che le ha dato il microfono? L'ha preso lei. Devo salutare, voglio salutare mio nipotino che mi sta per una volta tanto che mi girano il canale, che mi sta guardando, e quindi lo saluto perché è tanto 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 amorevole mio nipotino. Allora, Cleopatra, vai a prepararti, va, grazie. Vai a prepararti che intanto usciamo. Andiamo a Zanzaro 10 minuti. Ma perché a Zanzaro? Già io ci sono la domenica a Zanzaro. Ho capito, ma allora... Ricordiamo Zanzaro. Ma questo è il must. Sì, Zanzaro è il must di questa trasmissione, perché viene... Nominato sempre. Cioè, allora, io voglio adesso essere pagato perché faccio una pubblicità dalla Madonna a Zanzaro. Allora tu verrai e poi, in trasmissione. È miglior PR di Zanzaro. E certo. Poi, tra l'altro, quando qua succede qualcosa di improponibile... tipo il prossimo stacchetto, io vado nello studio 16, no, lui va a Zanzaro proprio. Lui va a Zanzaro si rifà proprio. Andrea Zanzibar, però insomma... Per lui è come fosse il ventre di una madre, no? Dove ma chiaramente sì. Si ripara lì, ma non ti ma puoi... Dato che stiamo, pensiamo dato che fosse che stiamo privati. Parlando di Zanzaro, vogliamo salutare i conduttori, vogliamo salutare certo. Carmelo Monteleone, Fabio Taormina, Carlo e Conti... No, quelli di Zanzaro, non in genere, okay, no, non finiamo più, Ok. Ci sono una marea di conduttori lì. Sono tre di cui io faccio la voce fuori campo. Quattro. E siamo in quattro. Ma in li totale. Manda mai a quel paese? Così sì, tanto spesso. Anche loro a me, però. Ah, vabbè, è reciproco. È un qui pro quo. È un ginepraio anche lì. È un ginepraio anche lì, insomma. È un ginepraio anche lì. Progetti per il futuro? Quindi? I miei. William? Sì. No. Sì, io guardo lì, però non focalizzo tutti voi. Voi non guardate gli occhi del direttore, che sono daltonici. Sì, appunto. Progetti per il futuro, guarda, intanto... Leggeretto, quanti anni è che non mi ricordo più? 23. 23, quindi sei giovanissimo. Silenzio, penso. È un programma serio che da portare avanti, ragazzi. Tutta la, non più giovanissimo. Non proprio, no, sei ancora giovane. No, sei vecchio, sei vecchio. No, vecchio, però... Non è più giovanissimo. No, intendo che comunque, cioè per la carriera da modello, comunque c'è gente che inizia comunque a 17-18 anni. Vabbè, però potrebbe essere ed è già modello, comunque... ma non, cioè... Com'è sto casino? È la musica in sala qua. Potrebbe essere modello, ma anche all'interno del mondo dello spettacolo? O sì, solo volentieri. Modello? No, anche all'interno del mondo dello spettacolo. Quindi se fosse televisione... Abbassa quella cassa, per piacere, Damiano. Io lo stavo facendo i mimi, no, lei arriva abbassa subito. Abbassa quella cassa di lì, dai. Oh, ma sapete che non sa accendere il televisore, è un casino. quindi, se non fosse spettacolo... In che senso? Se cioè. Il tuo futuro non fosse spettacolo, non fosse televisione. Lo so che non sembra, no, ma è italiano. No, questa è lingua italica. È un idioma locale. So che non sembra. So, ragazzi, non è che possiamo.
Insomma, non è che tutti sanno l'italiano, io non ho ancora imparato. Il tuo sogno, a parte quello della morte. Se ti trovi in difficoltà, leggi i labiali, ok? Sì, sì. Okay. I sottotitoli chiedi a Giovanni? Esattamente sì. Giovanni, puoi spiegargli la domanda? No, l'ha capita neanche. Prego Giovanni, fai la domanda. La domanda era, non ti ha cagato neanche Giovanni. Oltre al fatto di voler diventare modello o entrare nel mondo dello spettacolo, nel caso questo non succedesse, cosa pensi potresti fare qualcos'altro? Insomma. Era quella la domanda? Bravo. Sì, era quella. Grazie. No, intanto comunque avere un lavoro e mantenere un lavoro. Poi... L'ho detta lentamente, scusate perché non me la ricordavo. No, c'è stato ineccepibile. Eloquente. Poi chi vivrà vedrà, insomma. Chi vivrà vedrà. Anche tu mai mettere vetti alla divina provvidenza. Poi io la speranza non la perdo, sinceramente. Mai perdo la speranza e mai mollare. Tanto tu puoi dire quello che ti pare, tanto non ti ascoltano, non arrivano a... Effettivamente stiamo guardando un porno sul PC. Esattamente, siamo un sì. Po' distratti. Che non va. Immagino. Si blocca la connessione, è nel momento più clou. È il buffering. Mentre Justin... Per il momento continuare... Che è più grandino. Leggermente. Di età. Per il momento continuare in questo ambiente per un altro paio d'anni, poi trovare un lavoro, guadagnare quel poco per andare a vivere con l'infradito al piede tutta la vita. Questa è la grande cosa, vivere con l'infradito per tutto sempre. Quello che io ho fatto per una settimana e farò ancora prossimamente. Guarda, questa è veramente... Sull'isola, senza stress, lo stress cittadino. Vivere con l'infradito facendo il muratore. Guarda che qua, per dire una cosa, così. Cioè, ci faccio un muratore, ma con gli infraditi però. I carlamentani scalzi, la cosa che sono i che cazzo le di frati. Le carmelitane scalzi. Così che le parolacce. Perché cazzo? Date i vostri contatti. Scalzi. Ci sa mai, telespettatrici d'Italia e anche fuori dall'Italia, perché ci seguono anche in Costa Azzurra. Effettivamente, date. Siamo la trasmissione di RTB più seguita in streaming. No, che più seguita in streaming, più seguita in assoluto. Siamo la trasmissione in Italia. E questo è un vanto, voglio un applauso a tutto lo staff. Basta, ragazzi, siamo i numeri uno di RTV e lo rifaceremo fino alla morte. Per sempre. Finché lo studio non cadrà in cantina. Mi scusi, potrebbe dare una pacca sul tavolo, per favore? No, si rovina. No, perché poi magari si rovina. Ma peccato che la fornaia, insomma, con tutto l'impegno che ci ha messo. La fornaia ha fatto il tavolo. Prego, scusi, contatti. Allora, mi trovate su Facebook con nome Justin Gigolò. E lì poi sono tutti i contatti cellulare, mail, eccetera, oppure sui vari siti di incontri, gigolo.it, accompagnatori.it.com. Quelli non li possiamo dare, quindi bypassiamo. Quindi Instagram, Twitter, eccetera. Ecco, bravo. C'è anche listino prezzi e tutto. Mi scusi. No. Però, signor Gatta, mi scusi, se ci fosse un'ipotetica fidanzata... Chiaramente. Gli dice, guarda che mi trovi su Facebook. Certamente, lei va a vedere. Justin Gigolò. Sgamatissimo. Hai capito? No, io mi chiedevo, ma lei è capito, dipendente, libero professionista? No. Cioè, c'è un'agenzia che lavora per lei a cui lei deve dei soldi, eh? O... Le agenzie, come dire, sono molto mercenarie. Nel senso che io lavoro in privato. Mi arrivano proposte, diciamo, una volta a settimana da queste agenzie, però preferisco lavorare in proprio. Ok. Veloce, sì. Ma tipo, se tu hai una relazione... No, non quella che sta pensando, però ne faccio un'altra. Esatto. Quella. Il prezzo in TV non si può dire. No, assolutamente. No, ma se ad esempio tu hai una relazione con una ragazza, riesci comunque a provare sentimento mentre fai... Cioè, mentre hai un rapporto con lei? Sono stato innamorato due volte, di cui l'ultimo fidanzamento è terminato prima che iniziassi questa avventura. Cioè, comunque facendo questo lavoro riesci a mantenere... No, assolutamente no. O ti concentri in una cosa o l'altra. Io quando sono innamorato è perché lo sono al 100%. Non al 50%, con la palla al piede. Però col tuo lavoro che fai è una cosa un po' difficile. Sì, assolutamente. Magari perdi il sentimento che puoi provare per un'altra persona. Diciamo che quando hai un incontro la mente si divide, viene bloccata solamente per quelle ore che sei con quella persona. Tu poi quando torni a casa e vedi la tua fidanzata che un momento prima hai avuto un rapporto con un'altra persona, come fai a guardarla negli occhi? Cioè, è quello che mi chiedo io. Non sono fidanzato. Non è fidanzato. Ma nel momento in cui lo sei, ma soprattutto prenderà provvedimenti, no, credo. Ma scusa, c'è sul una differenza che tra fa tradimento adesso. Sentimentale e tradimento fisico. Alla fine virtuale. È ginnastica, parliamoci chiaro. Non lo so, fa così bene la salute. Mettiamola così, dai. Signor Cristelli, è questo che racconta sua moglie? È questo che racconta sua moglie, signor Cristelli? No, io sono sposato. Ah, ok. Sono ragazzo madre io. Ok. Allora, è arrivato il momento che tutto il mondo aspettava. Signori, la nostra soubrette entra, lo so,
cioè, deve. Sono i telespettatori che chiedono questo. Davvero? Momento, è il mondo che lo coraggio. Chiede. Sto per partire. Signori, a voi Cleopatra! Buonasera, dottore. Sì, mi dica. Non resistevo più, pensavo a te. Direi che è importante. Quando verrà? Adesso, non so, dipende. Non parlare se mi c'è lei. Brava, la nostra soubrette, oddio, scoppia, che scoppia, scoppia, chiedo per cortesia, reparto dei pilastroni, di riprendere il caso sociale, no, oddio, già mi ha fatto, scusa, no, scusa, scusate, mi sei scappato, Adriana, c'è partito un UFO che è arrivato da Marte, è arrivato su Saturno, qua, la Madonna, ragazzi, posso fare una domanda? No, prego, ti prego, non perché, ti metti perché fa così? Scusa, perché mi hai dato. Io non la conosco. È una domanda che ci facciamo ancora anche noi. Ma non si sbagli. Allora, esci da questo corpo! È arrivato il momento di festeggiare. Allora ho da dire una cosa. Sì. Domenica sono andata alle piramidi di Vicenza. Dov'è DJ? Ci sono le piramidi di Vicenza. E ho abbracciato Fedez e J.A. Ma cos'è che hai bevuto quel giorno lì che a Vicenza c'erano le piramidi? E questi sono gli autografi. Di chi? Per Dio! Ho fatto 2 ore di coda! E ce l'ho fatta! Stai ferma! Allora, basta. Allora... festeggiamo questo delirio di puntata, dottor Gatta. Dica, io dica. Spero che lei torni ancora. Che non lo ci so, glielo farò sapere. Glielo farò sapere. Si alzi, si alzi, sì, alzatevi con noi. Dai. Mi ha detto si alzi? È sicuro? Sì. È sicuro che mi vuole in piedi? No, lo dico per lei, no, no, per dire, per dire. Sono in pace con me stesso. Ma ce la facciamo, c'è per cazzo di candela o cosa? Allora, intanto facciamo gli auguri. Ah, il nostro DJ, prendi il microfono. Il nostro DJ Calu, brava! DJ Calu, quanti anni compie? 14! Ma che è 25? 55, ora qui. Carta d'identità? Posso dire una cosa? Thomas! Posso dire una cosa? Ci provi? Sì? Siamo sicuri che compie 25 anni? No, no, assolutamente no. Ah, ok. Posso dire... un certificato di abbiamo nascita. Sbagliato data! Era la 17? Posso dire una cosa? Prego, prego. Quanto facciamo pagare a Fetta?
25 euro. Allora, nella torta c'è l'immagine di DJ Kalu e di Cleopatra, la regina del deserto. Che non sono commestibili. Che non sono commestibili e grazie a loro che fanno... Evitiamo cannibalismo. Siete del segno dei... Acquario. Acquario, un segno di... Un segno di pace. Anche io Acquario, uguale. Chiudiamo qua. Andate e disperdetevi. Ciao, a martedì prossimo. Ciao! Stai calmo! Buonanotte! Buonanotte! Buonanotte a tutti! Ciao! Apri che prendiamo! Apri! Stai calmo! Musica! Musica maestro! Attento al tappo di voi! Allora, l'appuntamento siamo in onda con martedì prossimo alle 21 e sei proprio davanti. Stasera va così, dai. Io spero che la settimana prossima i fari costano 1500 euro l'uno. Più tranquilla, perché sono martedì prossimo io. Alle 21:15 ci sarà un'altra auguri. Puntata. Di anno. Grazie a tutti. Buon anno, ci vediamo su Tele Tutto. Ciao Fede. Ciao. Musica maestro. Musica del DJ. Musica. Musica. Ecco! Siamo qua! Ma la chiudiamo sta puntata o cosa? Che ci ubriachiamo? È troppo presto per chiudere! Devi arredare il tuo bagno? Vieni nel nostro showroom Gruppo AD a Desenzano del Garda. Ti aspettano sconti speciali su tutti i prodotti. Con il supporto del personale qualificato a tua completa disposizione, è possibile trasformare una semplice stanza da bagno in un vero e proprio ambiente funzionale e di design. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Desenzano del Garda. Toccherai con mano i nuovi prodotti tecnologici. Le vaste sale di esposizioni mostrano al pubblico anche più esigente numerosi articoli per il vostro bagno. Specchi, sanitari, termorredi, vasche, box doccia, mobili e tutto ciò che renderà il bagno dei vostri sogni. Gruppo AD può soddisfare le esigenze più moderne con soluzioni personalizzate ad alta tecnologia ed innovazione. Effettua consulenze totalmente gratuite e realizza insieme a te il tuo bagno virtuale e ideale in modo che tu possa visualizzarlo e viverlo ancora prima di realizzarlo. E ve lo dice Barbara che di bagni ne ha acquistati due.